Ed è veramente immersi nel verde che andiamo ad aprire questo appuntamento di Tra le sponde e le pendici, il nostro format documentaristico che, partendo dalla provincia di Pisa, vi porta in giro in tutta la Toscana. Questo verde è il verde del Casentino, uno degli spaccati più belli della nostra regione. Siamo in provincia di Arezzo, una bellissima vallata che è disseminata di bei borghi, di belle chiese, di castelli medievali. Noi quest'oggi non potremo documentarvi tutto ciò che contiene il Casentino, ma un assaggio ve lo daremo. Io mi trovo qui adesso nel terrazzo di una bellissima dimora signorile del Settecento e mi trovo in uno dei borghi più belli d'Italia, che tra pochissimo andremo a conoscere. Avremo anche un ospite che ci racconterà perché è appartenente a questo borgo alla categoria di quelli più belli d'Italia. Per cui vi invito a seguirmi, seguiteci in questo viaggio odierno di Tra le sponde e le pendici, nel Casentino. Alle mie spalle le possenti mura del castello dei Conti Guidi, simbolo del paese di Poppi, ma anche simbolo dell'intero Casentino. Un'imponente fortezza medievale che è arrivata ai giorni nostri in condizioni perfette. Al suo interno c'è un museo, ci sono anche degli uffici comunali e noi adesso andiamo a raccontare la storia di questo borgo che è annoverato tra i borghi più belli d'Italia. Lo facciamo ovviamente anche con le nostre proverbiali immagini dell'occhio dal cielo. Il borgo medievale di Poppi, posto alla sommità di un colle, è inconfondibile per la presenza del suo grande castello, che domina su tutto l'antico abitato, ma anche su buona parte del Casentino. Può essere considerato il gioiello architettonico di questa valle toscana in provincia d'Arezzo e non a caso è stato inserito tra i borghi più belli d'Italia. Il centro storico è caratteristico anche per i suoi portici e gli stretti vicoli. All'estremità della lunga via Cavour, caratterizzata proprio dai portici in entrambi i lati, troviamo due interessanti chiese. Quella nella parte più alta è l'oratorio della Madonna del Morbo, edificio a pianta esagonale del XVII secolo, cinto da tre lati da un proprio porticato e sormontato da una cupola. La costruzione dell'edificio volle essere un ringraziamento alla Vergine per lo scampato pericolo da due pestilenze che a distanza di un secolo avevano colpito il Casentino, attorno a 1600, ma ha risparmiato quasi totalmente gli abitanti di Poppi. Dalla parte opposta di via Cavour si staglia la chiesa di San Fedele, da ammirare per la sua struttura architettonica risalente al XIII secolo e per le pregevoli opere d'arte contenute nel suo interno, tra tutte una Madonna con Bambino di fine 200. E infine troviamo una terza chiesa nel borgo storico, quella dei Santi Marco e Lorenzo, ad unica navata, di origine medievale ma con l'attuale fisionomia risalente al XVIII secolo. E arriviamo al castello. Al contrario di tutti gli altri di architetture medievali della zona, non è stato rovinato dal tempo e dagli uomini, essendo sempre stato usato come residenza del potere politico o amministrativo locale. Infatti ancora oggi vi assede una dependenza del comune, oltre a ben tre ambienti museali che vedremo tra poco.
Fin dalle sue origini, la storia del castello è strettamente legata a quella della più grande famiglia feudale del Casentino, che mise Poppi al centro delle sue grandi proprietà ed abitò questo maniero per quasi 400 anni, i Conti Guidi. Osservato dagli antistanti giardini, il castello ci comunica la forza della sua possente struttura in pietra, nonché l'eleganza della sua forma d'insieme e di alcuni elementi architettonici importanti, quali la torre, i merli e le finestre bifore ornate di stemmi gentilizi. Un busto di Dante Alighieri, posto nella piazza antistante, ricorda il legame del sommo poeta con questo edificio. Nel 1310 fu qui ospitato per un anno dal conte Guido di Simone da Battifolle durante il suo esilio da Firenze. E qui Dante sembra aver composto in questo periodo il 23° canto dell'Inferno. Non potevamo non incontrare allora anche il primo cittadino di Poppi, Carlo Toni, al quale voglio subito fare una domanda, prima di tutto. Certo, dica. Che sensazione si prova ad amministrare un borgo così bello che contiene al suo interno un castello meraviglioso così? Beh, è una sensazione di grande gioia, di grande soddisfazione nel vedere tutta questa bellezza, che ovviamente non appartiene solamente a cittadini pubblici, ma appartiene, anche questo è un patrimonio di tutti ed è visitato da tutti, perché veramente non solo il borgo, ma se uno guarda anche un pochino il contesto, qui parla la storia, parlano le tradizioni, parlano quelle che sono le nostre radici, le nostre origini, quindi orgogliosi soprattutto personalmente di essere il sindaco di questo fantastico comune, però orgoglioso di questa terra. Allora, il castello dei Conti Guidi è un esempio incredibile di come si può arrivare ai giorni nostri con un manufatto medievale, praticamente ha avuto dei rimaneggiamenti, ma sostanzialmente è come era tanti secoli fa. Sì, la cosa interessante che forse non tutti sanno è che la torre non era questa. Ecco, già ci dà la notizia. La torre era, se si vede lo stacco delle murature, La torre era 16 metri più alta ed era la classica torre a beccatelli come la torre di Palazzo Vecchio a Firenze, perché diciamo, gli architetti sono di cambio, quindi la stessa famiglia che poi ha lavorato a Poppi e poi ha lavorato a Palazzo Vecchio di Firenze. Quindi in che epoca fu ricostruita? Nel 1700, però a questo punto diciamo, questo è grazie anche alla... Prima erano dipinti che rappresentavano, c'è una cinquecentina su di Poppi che fa vedere il castello fatto così. Diciamo il più è stato con la possibilità di trasmettere immagini, quindi certo, non solo libri ma soprattutto la fotografia, i mezzi di oggi. Quindi nel mondo la rappresentazione di Poppi è questa, quindi non so, sarebbe anche bello poterlo rifare com'era, però non so se tutto questo sia in ultimo una cosa anche possibile, certo, perché la storicizzazione ci dice che Castello di Poppi è questo punto. E basta, va già bene così. Tra l'altro è innegabile che richiama comunque Palazzo Vecchio di Firenze, a prescindere. Sì, la torre la parlerà in maniera particolare. Esatto. Poi il castello è qui da quasi 1000 anni, quindi siamo nel fondovalle, qui a piedi del castello scorreranno, quindi questa è la valle del Casentino e sostanzialmente il castello rimane... È il simbolo del Casentino. La valvole. Sì, diciamo che è uno sicuramente dei monumenti, simboli di questa valle, che ovviamente non ha solo il castello, basti pensare al Parco Nazionale, basti pensare alla ricchezza di Pievi, qua alle nostre spalle abbiamo la Badia Vallombrosana, tutte l'eremo di Camaldoli, sempre nel comune Poppi, il monastero, certo, San Francesco a Chiusè della Verna, quindi voglio dire, qui parla la storia, per cui questi veramente sono luoghi incantevoli e luoghi che diciamo sono oggetto di fruizione di turismo. È una delle perle della Toscana, il Casentino innegabile, ma sindaco, all'interno cosa si trova? Beh, all'interno trovate una piccola parte degli uffici comunali, che sono diciamo gli uffici che fanno cultura e promozione del territorio. Poi all'interno trovate dei saloni, compreso il salone delle feste, dove si riunisce il Consiglio Comunale, ma dove
praticamente vengono organizzate iniziative culturali, mostre, presentazione di libri, convegni, cioè tutto quello che in qualche modo può arricchire di conoscenze le persone, i visitatori. Quindi noi abbiamo una fruizione che è costante tutto l'anno, sì. Cioè di mese in mese, ora andate troverete dentro una bella mostra. All'ultimo piano è stato realizzato il museo della battaglia di Campaldino. A proposito, alle nostre spalle c'è un Dante, c'è un motivo perché sì, c'è quel c'è busto di Dante. Perché Dante ha dimorato qui. I biografi ci dicono che Dante era ospite e faceva un pochino da, come fate voi, insomma, da public relation. Okay. dei insomma, era un po' più prestigioso, diciamo, sì, sì. Va bene, qui ha scritto dei canti della Divina Commedia. Qui Casentino è pieno di riferimenti da Fontebranda lì a Romena, dall'Archian Rubesto, dalla Torre del Castello dei Poppi. Quindi Dante ha vissuto qui e soprattutto Dante giovane ha partecipato alla battaglia di Campaldino 1289. Prospettive turistiche per la stagione estiva che sta per arrivare? Le turistiche sono... Dunque, allora, passato i 2 anni e mezzo di Covid, purtroppo che è stata la situazione che ha lasciato drammaticamente, c'è la ripresa, tant'è che Comune dei Poppi in Casentino fa da solo il 40% delle presenze turistiche. Noi ci avviciniamo a 90.000 presenze turistiche. Abbiamo 2.000 posti letto sparsi nei vari alberghi di più o meno stellati, in agriturismi, in B&B, quindi in campeggio. Quindi noi abbiamo quest'anno 2000, abbiamo fatto quasi 90.000 presenze. E un ruolo importante lo gioca anche il Castello di Poppi, perché il Castello di Poppi quest'anno ha fatto 50.000 visitatori. Solo il castello? Solo il castello. Cioè, credo che sia o il primo, o comunque... Il primo sito visitato in provincia d'Arezzo. Il sindaco ci ha permesso di entrare dentro il castello e io sono rimasto ammaliato soprattutto da questa sala, anche quella adiacente. Qui c'è l'antica biblioteca, ma per saperne di più mi avvicino ad una operatrice museale che sa tutto di questo luogo e che ci racconta com'è possibile che sia arrivata a giorni nostri questa biblioteca. Chi è stato l'artefice? Sì, questa meraviglia è una donazione del 1825 di Fabrizio Rigli Orsini, un conte di Poppi che ha avuto questa bellissima idea di regalare tutta la sua collezione, più di 14.000 volumi, alla comunità poppese. Adesso addirittura sono aumentati, sono ben 25.000, sono meravigliosi, da manoscritti medievali fino ai libri del 1800, c'è praticamente di tutto. Si trovano addirittura libri del 1300, confermi? Sì, da manoscritti proprio del 1100-1200, meravigliosi, con delle bellissime miniature, fino ai primissimi libri stampati. Se ne può citare almeno due con più attenzione? Sì, vi farei vedere quella meravigliosa Divina Commedia della seconda metà del 1300, il quale addirittura nelle primissime pagine c'è una bellissima illustrazione, un primo schema proprio della Divina Commedia, dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, e un antifonario bellissimo, sempre seconda metà del 1300, con delle illustrazioni spettacolari. Ma non è finita qua, ci sono altri saloni qui nel castello, Guidi. Quali sono?
Nel Salone delle Feste, completamente affrescato, dove si trovano una carrellata di stemmi, tutti stemmi di famiglie che erano legate alla famiglia dei Conti Guidi, che ha voluto questo castello, e si trova infatti il loro stemma nel triangolo blu, il leone rampante bianco e rosso, e si trova anche il quadro del Conte Fabrizio Rilli Orsini, che ha voluto questa bellissima biblioteca. Poi la cappella affrescata, 1320-1330, da Taddeo Gaddi, il più famoso allievo di Giotto, che ci rappresenta in tre grandi lunettone tre episodi delle Sacre Scritture, dedicate alla Vergine Maria, a San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista. E ora siamo nelle tre stanze che ospitano il resoconto, diciamo così, della storica battaglia di Campaldino, con tanto di un bellissimo plastico. Si può riassumere in un minuto la battaglia di Campaldino? Sì, la battaglia si è tenuta l'11-12 giugno del 1289, Firenze contro Arezzo, e non sono soltanto due città che stanno litigando, ma due partiti politici, i Guelfi dalla parte del Papa, i Ghibellini dalla parte dell'imperatore. Questa battaglia è importantissima per la Toscana perché vinceranno i Guelfi, i fiorentini, quindi tutta la Toscana dovrà poi aderire al partito dei Guelfi, quindi essere dalla parte del Papa. Ecco, e la particolarità è che qui c'è anche proprio Dante stesso. Sì, una curiosità è che possiamo trovare nella prima linea, che si chiamano i feditori dell'esercito fiorentino, proprio Dante, il cavaliere il settimo partendo da destra, che ha fatto la sua prima battaglia, aveva più o meno 23-24 anni, quindi giovanissimo. Dante ha fatto battaglie per i Guelfi contro i Ghibellini, ha sconfitto gli Aretini, ahi noi ha sconfitto anche i Pisani, lo sappiamo benissimo. Adesso direi che abbiamo visto e saputo tutto quello che c'era da sapere, da vedere sul Borgo di Poppi. Continuiamo il nostro breve viaggio nella vallata del Casentino e andiamo a vedere altre chiese, altri castelli, altri borghi medievali. È una bellissima e calda luce del pomeriggio che ci accoglie in questo stupendo angolo del Casentino, in cui c'è un edificio religioso che ha un'altissima spiritualità, tanta storia e anche mistero. È la pieve romanica di Romena, ai piedi di un colle dominato dall'omonimo castello. Questo edificio religioso è un punto di riferimento per tanti pellegrini, per tante persone che vengono a visitarlo. L'edificio, dichiarato monumento nazionale per la sua importanza, fu costruito nel 1152 dal pievano Alberico, in tempi molto difficili. Erano tempi di carestia, tempi in cui si soffriva la fame. Scendendo poi nel sottochiesa dall'apposita scalinata si possono ammirare le tracce, sotto l'attuale presbiterio rialzato, di una chiesa alto medievale che fu realizzata tra l'VIII e il IX secolo. Oggi la pieve ospita la Fraternità di Romena, una comunità che dal 1991 fa dell'accoglienza il suo credo principale, ispirandosi proprio ai dettami del pievano Alberico che la fece costruire. A fianco e al lato della chiesa si trovano delle strutture proprio adatte ad accogliere i pellegrini viandanti e chi vuol venire qui per passare un momento con se stesso e ritrovare magari una spiritualità perduta.
davanti alla chiesa c'è un bellissimo giardino verde, molto curato, con degli angoli adatti a riposare, a meditare, a incontrarsi. C'è un antico lavatoio, un pozzo, delle panchine, una croce in mezzo al verde. Poi su in alto, sulla collina, si stagliano i resti del castello di Romena. Adesso spiccano tre torri solitarie, il resto del complesso ormai è diroccato, ma mantiene il suo fascino, questo angolo di Casentino. Del resto è veramente molto fascinoso. Rammenta anche Dante Alighieri nel 14° canto del Purgatorio, rammenta che dal monte Falterona scendono le prime acque del fiume Arno, e il primo borgo che il fiume Arno incontra scendendo appunto dal monte Falterona è Stia. Noi siamo proprio qui a Stia, nella piazza principale del paese, un paese che gli appassionati di cinematografia riconosceranno, perché questa piazza è stata lo sfondo ad alcune scene del ben noto film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Certo, per chi è abituato a vedere l'Arno nella sua ampiezza sui lungarni di Pisa, ma anche sui lungarni di Firenze, è davvero una sensazione strana vederlo così piccolo come è qui. Siamo a Stia, dunque, al parco fluviale denominato Canto alle Rane. Qui ci sono anche dei percorsi in quota di abilità. L'estate è frequentatissimo perché l'acqua è pulitissima, invoglia a fare il bagno, ed è anche il luogo qui dove più di una volta ha fatto un canonico tuffo il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Insomma, l'Arno così piccolo che scende dal vicino Monte Falterona, l'abbiamo detto, incontra il primo borgo proprio qui che è Stia, e dopo un percorso di 240 km si getta in Arno a Bocca d'Arno. Prima di chiudere abbiamo ancora un castello da visitare con il nostro occhio dal cielo, ed è il castello di Porciano. Lo vedo anche da qui, dalla mia visuale, a un chilometro in quota in alto sopra Stia, un altro castello medievale. Allora, adesso è il momento davvero di chiudere, di salutare, di ringraziarvi per la visione e l'ascolto di questa puntata casentinese di Tra le sponde e le pendici. Noi ci ritroviamo come sempre alla stessa ora la settimana prossima. Arrivederci.